necessario per i tempi di svolgimento dei nostri lavori, ma è compito troppo impegnativo, non solo per le mie spalle, ma per quelle di chiunque. Perché noi oggi pomeriggio avevamo cominciato con una squillante contrapposizione al modello statalistico di Lisbona. Marco Patriarca è stato molto pungente, sotto molti aspetti molto efficace. Avevamo cominciato con, prima ancora di Marco Patriarca, con un altrettanto squillante proposta di De Muccio, che, a parte la citazione dei Barley Coldwater, a gusto mio un po' esagerata, sia in termini di libertà, sia in termini di giustizia, però a te invece è piaciuta, a me no, io non sono mai un estremista, neanche in tema di libertà. La libertà certe volte deve scontrarsi con la libertà altrui. La libertà è sempre un problema di misura e di garanzie, a meno che non andare nel dismo qual è la libertà delle libertà, quella di mercato, quella di religione, e ci spendiamo in filosofia. Però la proposta di De Muccio conteneva, non meno di quella di Patriarca, una critica ai fallimenti del costituzionalismo europeo. Il dibattito però, dopo questi interventi, si è andato sviluppando sulla delusione, sulla disillusione, quel che avrebbe potuto essere l'Europa. E dal punto di vista propositivo tutto si è abbastanza incagliato, perché nell'ultimo intervento del mio amico, antico collega Riccardo Pedrizzi, c'è ancora questo tema, a mio giudizio sbagliatissimo, l'unità europea, di europei e fra gli europei. Si possono avere idee diverse di quello che era e che doveva diventare l'Europa, ma non c'è dubbio che delitto, assassinio contro qualsiasi idea di Europa fu quello commesso nell'allargamento a 27. E qui posso recuperare addirittura l'intervento iniziale di Vincenzo Vita, il nostro presidente, perché Vincenzo Vita, citando Valéry Giscard d'Estaing di oggi, dice: proviamo a tornare a 9, proviamo ad aggiungere un ruolo per la Spagna, per il Portogallo, per la Grecia, quell'aggiunta di Mediterraneo che si unì ai 9 alla metà degli anni 70. Ma il percorso delittuoso è stato quello degli ex 28, oggi 27. Quale meccanismo può funzionare in questo modo? Da questo punto di vista, con tutto il rispetto che si deve all'autore del delitto, il due volte presidente Romano Prodi, che merita ovviamente, almeno da parte mia, ogni rispetto, come ogni avversario politico lo merita, ma è incredibile come tutti ci siamo riempiti la bocca: se vince Macron, vince l'Europa, l'europeismo, cioè, ma non si sa bene ciò di cui si parla. Ora, grazie al convegno di oggi, ciò di cui si parla, a mio giudizio, si è abbastanza chiarito. L'Europa dell'immediato dopoguerra è un'esigenza concreta, non dei filosofi, ma di mettere fine a una guerra mondiale che era stata sempre la stessa. Primo tempo, 15-18, secondo tempo, la seconda guerra mondiale.
E quella guerra dove aveva cominciato? Era cominciata. Lo ha ricordato, a mio giudizio, molto bene Fabrini. Comincia a Sedan. Quando nel 1870, nel Salone degli Specchi di Versailles, c'è il principe di Bismarck che brinda all'unità tedesca, la Confederazione Prussiana, l'umiliazione per la Francia, Mesosimo di Europa, non fa lì Pascal Salin, è un'umiliazione di proporzioni tremende. Ma chi se ne importa delle radici cristiane? In quel momento è travolto tutto. La tradizionale politica dell'equilibrio con cui la Gran Bretagna dopo Napoleone non c'è più. E allora dopo la Seconda Guerra Mondiale qual è l'idea? E chi ne sono gli alfieri? Sono due uomini che avrebbe tolto Angelo Bertoni a bollare come dei democristiani ambigui. No! De Asperi, Schumann e Adenauer sono tre uomini di frontiera, uno è di Trento, un altro è alsaziano, Schumann, e l'altro è l'ex borgomastro di Colonia. E qual è il loro problema? Il problema è l'Occidente. L'europeismo è un contenuto del contenitore atlantismo. De Gasperi e De Gasperi, e benché democristiano, non è Dossetti, perché va a Cleveland. E grazie all'idea dell'unità d'Europa, grazie al suo vice Luigi Einaudi, che fa il discorso alla Costituente, ben noto a Riccardo Perrizzi, anche per tutte le implicazioni, dà un riferimento al secondo dopoguerra. A noi ci interessa che Francia e Germania non si facciano più la guerra fra di loro, quindi che l'Occidente ci sia. Ecco perché l'Europa non può che essere l'Occidente, l'Europa occidentale. Quando l'Europa diventa quella cosa che non è solo l'Europa dell'Occidente, e poi è un'altra cosa, magari è Dossetti, magari non lo so che cos'è, ci saranno le leggi, ma è qualcosa che sfugge a una dinamica istituzionale. E sempre Fabrini l'ha ricordato, non a caso quell'Europa era comunità della difesa, non a caso quel tipo di Europa viene meno in Francia per la congiunta pressione, per il rinominato Rolliamont dei comunisti, che si diceva i comunisti non stanno a sinistra, stanno a est, mi pare fosse un'antica battuta di Gibollet, e dei gollisti in generale concepisce l'Europa come uno strumento molto più vasto. Questa Europa così piccina, quella di De Gasperi, Schumann e Adenauer, non gli interessa. Poi si cercò di rialzarsi dalla sconfitta, si arrivò al Trattato di Roma, si celebrò il mercato, ma anche nel mercato, un uomo che ne capisce come Pascal Salin ci ha ricordato che è un mercato troppo diretto, troppo dirigista per assolvere quel compito etico-politico al quale i mercati sono stati chiamati in altre esperienze di confederazioni riuscite. E allora l'Europa è un soggetto dal quale non riusciamo a prescindere. Io faccio politica da 40 anni, ma se uno è europeista e atlantico, è una cosa che non può fare a meno di dichiarare, o non poteva fare a meno di dichiarare. E allora è una sciocchezza dire, siccome ha vinto Macron, che è europeista, siccome ha perso la Le Pen, che è sovranista, l'Europa ha davanti a sé le magnifiche sorti e progressive. Questa volta che è una sciocchezza è una banalità, perché alle elezioni francesi, e mi riferisco soprattutto al primo turno, c'è uno sconfitto sicuro, che sono i partiti politici,
che sono figli di un'idea occidentale dell'Europa. Ricostruire qualche cosa con partiti politici che hanno ormai soltanto riferimenti personali, parlo ovviamente non soltanto della Francia, e non sono assolutamente in polemica, come si è del presidente Macron, al quale faccio tantissimi auguri di buona presidenza, ma l'Europa si ricostruisce come luogo nel quale si fa politica, e se si fa politica è necessaria la democrazia. Qualcuno l'ha detto, parliate al principio. Il Parlamento europeo che cos'è? Un Parlamento? No, è un'offesa all'idea europea di parlamentarismo. È una casa di ambasciatori. E perché è una casa di ambasciatori? Perché non li abbiamo eletti, non li abbiamo eletti, con 27 diverse leggi nazionali. E quando noi abbiamo fatto in nome della democrazia per la prima volta nel 79 il Parlamento europeo, ci impegniamo tutti quanti a dire questa è l'ultima volta, poi ci sarà la stessa legge elettorale ad Amburgo come a Caltanissetta. Da questo punto di vista ritengo più concreti impegni a ricreare in Europa i partiti politici, i liberali, i socialisti, i democratici cristiani e via dicendo. Perché la idea dell'Europa, forse qualcuno mi espellerà dal liberalismo, non è quella di Spinelli, che rispetto, ma Spinelli è un ex comunista che ha un'esigenza dirigistica di sgretolare lo Stato nazionale, ma no, perché lui è anticomunista, però vuole creare ragioni di cosmopolitismo, di internazionalismo, nonostante il crollo del comunismo. Quando avrà responsabilità di governo in Europa, le avrà come eurosocialista, che però non becca una palla. Le ragioni della libertà di mercato sono quelle di Etienne d'Avignon, commissario. Concludo perché vedo gli ordini di Olita secchissimi, no, della Camera. Della Camera e del Pullman che ci aspetta. Grazie di questo invitato con voi di concludere. Signore e signori, grazie della paziente attenzione e buona serata a tutti.